Ciao a tutti! Benvenuti a questo video dedicato alla vita e al lavoro di Antonio Vivaldi, uno dei più grandi compositori del periodo barocco. Oggi esploreremo alcuni aspetti della sua vita personale e della sua carriera musicale. Antonio Vivaldi è nato il 4 marzo 1678 a Venezia, in Italia. Fin dalla giovane età, mostrò un grande interesse per la musica. Vivaldi era anche conosciuto come «il prete rosso» a causa della sua ordinazione sacerdotale. Tuttavia, la sua passione per la musica lo portò a dedicarsi completamente a essa. Vivaldi lavorò come insegnante e compositore presso l'Ospedale della Pietà, un istituto per orfane a Venezia. Qui compose molte delle sue opere più famose. Una delle sue composizioni più celebri è «Le quattro stagioni». Ogni concerto rappresenta una stagione e offre una sorprendente descrizione musicale delle variazioni climatiche. Oltre alle quattro stagioni, Vivaldi compose oltre 500 concerti, 46 opere e diverse sinfonie. La sua prolificità musicale è veramente impressionante. Vivaldi fu un pioniere nella struttura dei concerti. Introdusse nuovi elementi, come l'uso del ritornello e l'accento sul contrasto e la drammaticità. Il lavoro di Vivaldi ha influenzato molti compositori successivi, tra cui Bach e Mozart, che ammiravano la sua abilità nel creare musica emozionante e vivace. Nei suoi ultimi anni, Antonio Vivaldi sperimentò un periodo di difficoltà finanziarie e cadde nell'oscurità, un destino che colpì molti artisti dell'epoca. Dopo il suo successo a Vienna, Vivaldi vide una diminuzione dell'interesse per la sua musica, e le opportunità lavorative sono diminuite. Finì per vivere in povertà, tanto che, alla sua morte nel 1741 a Vienna, venne sepolto in una fossa comune. La sua musica, in gran parte dimenticata, conobbe una riscoperta solo nel XIX secolo, quando i compositori romantici come Mendelssohn riscoprirono il suo lavoro. Spero che questo breve viaggio nella vita di Antonio Vivaldi vi abbia fornito alcune informazioni interessanti. Se vi è piaciuto il video, non dimenticate di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per altri contenuti sulla musica classica. Grazie per aver guardato e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Benvenuti a questo video dedicato alla vita e al lavoro di Antonio Vivaldi, uno dei più grandi compositori del periodo barocco. Oggi esploreremo alcuni aspetti della sua vita personale e della sua carriera musicale. Antonio Vivaldi è nato il 4 marzo 1678 a Venezia, in Italia. Fin dalla giovane età, mostrò un grande interesse per la musica. Vivaldi era anche conosciuto come «il prete rosso» a causa della sua ordinazione sacerdotale. Tuttavia, la sua passione per la musica lo portò a dedicarsi completamente a essa. Vivaldi lavorò come insegnante e compositore presso l'Ospedale della Pietà, un istituto per orfane a Venezia. Qui compose molte delle sue opere più famose. Una delle sue composizioni più celebri è «Le quattro stagioni». Ogni concerto rappresenta una stagione e offre una sorprendente descrizione musicale delle variazioni climatiche. Oltre alle quattro stagioni, Vivaldi compose oltre 500 concerti, 46 opere e diverse sinfonie. La sua prolificità musicale è veramente impressionante. Vivaldi fu un pioniere nella struttura dei concerti. Introdusse nuovi elementi, come l'uso del ritornello e l'accento sul contrasto e la drammaticità. Il lavoro di Vivaldi ha influenzato molti compositori successivi, tra cui Bach e Mozart, che ammiravano la sua abilità nel creare musica emozionante e vivace. Nei suoi ultimi anni, Antonio Vivaldi sperimentò un periodo di difficoltà finanziarie e cadde nell'oscurità, un destino che colpì molti artisti dell'epoca. Dopo il suo successo a Vienna, Vivaldi vide una diminuzione dell'interesse per la sua musica, e le opportunità lavorative sono diminuite. Finì per vivere in povertà, tanto che, alla sua morte nel 1741 a Vienna, venne sepolto in una fossa comune. La sua musica, in gran parte dimenticata, conobbe una riscoperta solo nel XIX secolo, quando i compositori romantici come Mendelssohn riscoprirono il suo lavoro.
Spero che questo breve viaggio nella vita di Antonio Vivaldi vi abbia fornito alcune informazioni interessanti. Se vi è piaciuto il video, non dimenticate di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per altri contenuti sulla musica classica. Grazie per aver guardato e ci vediamo al prossimo video.